Mara Venier porta a casa un'intervista doppia niente male. Protagoniste Naike Rivelli e sua mamma, la bellissima Ornella Muti. Che Mara Venier sappia fare il suo lavoro è poco, ma sicuro. È bravissima a fare le interviste perché fa sentire a proprio agio i suoi ospiti e le interviste diventano più una sorta di chiacchierata, ed è quello che è successo nel salotto di Domenica Inn con Naike Rivelli e appunto Ornella Muti, a partire dal fatto che mentre c'è la Muti, che aveva degli occhiali e cercava di sistemarseli, Mara ha fatto: aspetta Francesca, te li sistemo io, perché Francesca è il vero nome di Ornella Muti. Le due si conoscono da tantissimo tempo e il rapporto amichevole è subito venuto fuori durante questa intervista. La Muti non sta più a Roma, si è trasferita nella campagna di Genova perché ha detto: io non guido e a Roma diventa tutto complicato e difficile, per andare alla posta ci metti ore, mentre appunto dove mi sono trasferita invece c'è una dimensione più umana. Poi arriva sua figlia, appunto Naike Rivelli, sempre bella eccentrica, perché camicia trasparente aperta fino all'ombelico, reggiseno rosso in bella vista. Le due si raccontano appunto con Mara Venier e si scopre che hanno litigato per parecchio tempo, addirittura anche per colpa di uomini, e Naike poi dice: sì, però c'era anche una questione spirituale che abbiamo affrontato, poi insomma noi siamo salite sull'Everest, siamo scese e abbiamo capito che eravamo l'una il riflesso dell'altra e quindi ci siamo amate alla follia. Entrambe non rimpiangono di aver fatto figli così presto, per cui lo rifarebbero, e dicono anche che non bisogna guardare al passato con rimpianto, ma piuttosto bisogna guardare al presente e al futuro e eventualmente imparare anche ad accettare i propri errori, i propri sbagli. Ma la chiusura è stata di Mara Venier, che ha detto: la vita è piena di sorprese.